Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo tour siamo a Cordovado, come leggete dal titolo per l'appunto del video. Anche Cordovado, come Sesto Arreghena, fa parte dei borghi più belli d'Italia. Peraltro, se non avete visto appunto il video di Sesto Arreghena, vi consiglio di andarlo a recuperare. Cordovado è famosa per l'area del castello. Ma prima di portarvi a vedere l'area del castello, vi faccio vedere quello che c'è davanti a me, ovvero la Pieve di Sant'Andrea. Se quella di prima era l'antica Pieve di Sant'Andrea, quella che vedete adesso alle mie spalle è la chiesa nuova, il Duomo Nuovo, dedicato sempre a Sant'Andrea. E quello che vedete dietro di me appunto è l'ingresso a quella che è la zona del castello. Non aspettatevi granché in realtà, perché è un po' complice il coronavirus, un po' il fatto che è lunedì e quindi non è aperto tutto. Non potrò farvi vedere bene tutto. In ogni caso, se volete potete comunque passare durante il weekend, avete la certezza di trovare aperti almeno i giardini, perlomeno, che sono assolutamente consigliati. Ovviamente Cordovado non è solo il borgo del castello, avete già visto il Duomo Nuovo e l'antica pieve, ma c'è anche qualche altra chicca, diciamo così, come quella che vi sto portando a vedere adesso, ovvero il santuario di Santa Maria delle Grazie. Se siete una famiglia con bambini, il mio consiglio è quello di venire in questo qui che è il Parco degli Alpini, perché c'è di qua parco giochi, mentre di qua c'è il campo da calcio, il campo da basket e non so, magari c'è anche forse una rete da pallavolo o comunque i sostegni per metterla. Per cui approvato il Parco degli Alpini per le famiglie, diciamo così. Mentre torno verso la macchina, vi dico anche che Cordovado ha al suo interno alcuni siti di interesse che sono inseriti nel parco letterario di Ippolito Nievo, a cui appunto si è ispirato l'autore, lo scrittore. Per cui se siete interessati alla letteratura o a qualcosa di collegato alla letteratura, Cordovado è il posto che fa per voi. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi e attivate anche la campanella perché arriveranno altri video dal Friuli e non solo. Se avete avuto più fortuna di me, avete quindi qualche informazione di più relativamente a quello che c'è da vedere al borgo del castello qui a Cordovado, lo potete fare con un commento qui sotto.
Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!